Amici di MonteDiProcita.com, salve a tutti, ci troviamo al palazzetto dello sport in via Panoramica a Monte di Procida, al Palapippo, in compagnia del dottor Iannuzzi per il campionato nazionale di ginnastica aerobica. Allora Franco, tanta gente, tanto sole, tanta bella affluenza da tutta Italia qui a Monte di Procida. Sì, si è ripetuta ancora una volta questa straordinaria manifestazione che devo dire onora Monte di Procida, le sue tradizioni sportive e da ultima anche la ginnastica aerobica, che è la ultima in ordine di tempo arrivata qui a Monte di Procida, ma oramai è un riferimento. Come tu dicevi, effettivamente oggi sono ospiti tante persone provenienti da tutte le parti d'Italia e quindi siamo veramente ben lieti di ospitarle e noi ci auguriamo che ritornino. Franco, è un'occasione anche per celebrare anche molte tipicità di Monte di Procida, come la gastronomia locale. Guardi, i prodotti gastronomici campani rappresentano l'eccellenza del nostro territorio. Monte di Procida, il paese di cui sono stato fiero sindaco per tanti anni e che ho amato tanto e amo tanto, a cui sono legato profondamente e che sono sempre qui ancorato, devo dire che ha delle tipicità specifiche. Poco fa ho gustato la pizzetta di alghe, ma la nostra pizza, la nostra cistecca, i nostri prodotti perché provengono dal mare, rappresentano veramente una certezza nell'ambito della gastronomia nazionale. Queste elezioni a Monte di Procida a che punto stanno? Come le vedi? Guardi, tanti comuni campani rinnovano il sindaco, rinnovano i consigli comunali ed io ritengo che effettivamente l'elettore, il cittadino di Monte di Procida deve ben valutare. Io sono impegnato personalmente in consiglio regionale, ci sono 92 comuni della Campania, quindi io sono un po' in giro per i 92 comuni della Campania. Ho saputo anche di una critica che mi dicono che sto poco a Monte di Procida. Io a Monte di Procida ci sono stato, ci sono e ci sarò. I cittadini di Monte di Procida nel corso di questi anni hanno sempre visto in me un riferimento certo. Io non ho la bacchetta magica, però ho tanta buona volontà, l'ho dimostrato per tutti, anche per tanti amici che giustamente e nella massima libertà possono anche votare altri. Quindi io non ho mai chiesto nulla, però io voglio essere un montese doc, sono un montese doc, voglio essere riferimento certo all'interno dell'assemblea regionale. È meglio avere un consigliere regionale di Monte di Procida. Io ho buone chance, sto lavorando tanto nei 92 comuni della Campania, ovunque ho un riferimento e ho sempre il piacere di essere qui, come stamattina in questa festosa, bella giornata, a poter stare insieme a tanti amici, salutare tanti amici, rivederli, stringere la mano, ascoltare anche problemi che ovviamente meritano di essere affrontati e risolti. Io su questo non mi stancherò mai, perché Monte di Procida, diciamo, mi sta nel cuore, come sta nel cuore a tutti i montesi, quelli che vivono qua, quelli che vivono negli Stati Uniti d'America, quelli che stanno in tanti paesi stranieri, perché poi evidentemente alla ricerca del lavoro, della serenità, del benessere hanno trovato fortuna altrove. Grazie.